Consueto appuntamento di lettura in treno in una puntata di Quanto leggo in un'ora. Questa volta sono di ritorno dal Salone del Libro di Torino, carica di libri, ma soprattutto carica di voglia di leggere. Riprendo quindi con Puzzle, un thriller enigmatico che costruisce la trama intorno ad un misterioso gioco che ricorda un po' le dinamiche di Squid Games. Il viaggio è passato in un attimo e a destinazione finale ero riuscita a leggere 37 pagine.